Che cacchio, sono un genio. C'è la birra vuota. Che cacchio. Eccoci ragazzi, seconda puntata, facciamo il Pong. Come vi ho detto l'altra volta, seguirò degli step, dei passaggi. Vabbè, l'idea facile in questo caso, sappiamo già cosa fare e come farlo perché è già stato fatto, quindi ci basta un po' scopiazzare. Partiamo dalla grafica, quindi secondo passaggio, grafica. Facciamo il disegno vero e proprio. Soltanto che i rettangoli non mi piacevano, quindi non volevo fare dei rettangoli puri. Metterò delle navicelle stilizzate, tipo quelle di Arkanoid. Ho solo un piccolo promemoria per rendere il gioco un po' più carino. Chiaramente, questi spigoli si illumineranno. Quando la pallina arriva e rimbalza, questi si illuminano. Poi bisognerà trovare un posto dove mettere il punteggio, tipo qua. Non so, tipo 3 a 1. Ok. Questo è lo sketch, la prima fase, l'idea. Bene, ora che lo schizzo è stato fatto, quindi idea fatto, grafica, no, grafica non è ancora fatta. Allora, prendiamo questo sketch, qualcosa di utilizzabile con un programma di grafica. In questo caso io utilizzerei, la grafica vettoriale. Io per esempio utilizzo Inkscape, che è un software gratuito. Sì, ci sono vari modi, avrei potuto farlo anche con la grafica bitmap in Photoshop o GIMP, ma intanto che ci sono così, vi faccio vedere come faccio a rubare una navicella di Arkanoid fatta in pixel art o comunque fatta in stile retro e renderla un po' più moderna, secondo uno stile un po' più lineare, un po' più pulito. Allora, eravamo rimasti qua. Ho fatto la navicella con
Quindi adesso non mi resta altro che, va bene, l'ho clonata, ho fatto tre stadi in modo da avere una mini sorta di mini animazione di questa luce, poi vediamo come sta. E niente, partendo da quello, poi dopo guardiamo l'immagine originale di Arkanoid, che me l'ero salvata di qua, ok. Quindi lavorando un po' con la grafica, ottengo poi una roba tipo questa che mi sono messo qua così. Quindi mi salvo poi a parte ogni singolo elemento, quindi avremo la barra in alto, la barra laterale, poi di nuovo la barra, uno sfondo, un pannellino per i punteggi, chiaramente le due astronavi e una palla.